Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Stato confusionale, cause e sintomi. La confusione è un disturbo acuto, spesso reversibile, dell'attenzione, delle capacità cognitive e del livello di coscienza. Il risultato è un senso di disagio, agitazione o, nei casi più gravi, delirio. Lo stato confusionale è generalmente conseguenza di una malattia sottostante, di complicanze mediche o dell'assunzione di particolari farmaci o sostanze psicoattive. Tra le cause più comuni vi sono le infezioni, encefaliti, meningiti, polmoniti, infezioni delle vie urinarie e sepsi, la disidratazione, l'uso o la sospensione di alcuni farmaci, in particolare anticolinergici, antipsicotici, benzodiazepine, oppioidi e altri farmaci attivi sull'SNC. Molte altre condizioni possono causare uno stato di confusione mentale. Tra queste, vi sono malattie ematologiche, leucemia e trombocitosi, vascolari circolatorie, anemia, embolia polmonare, aritmie cardiache, ipotensione, insufficienza cardiaca e shock endocrine, iperparatiroidismo, ipertiroidismo e ipotiroidismo, neurologiche, tumori cerebrali, ictus ischemico ed emorragico. Possono determinare confusione anche traumi, commozione cerebrale, ustioni, infortuni elettrici, colpo di calore, ipotermia, astinenza da o abuso di alcol o droghe, privazione del sonno, ingestione di tossine e alterazioni metaboliche, iperglicemia, ipossia e deficit di vitamine. I meccanismi alla base dello stato confusionale non sono stati ancora completamente compresi. Tra i vari eventi, è probabile che si verifichino delle anomalie a carico dei neurotrasmettitori. Possibili cause di stato confusionale. Stato confusionale è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: alcolismo, aneurisma cerebrale, arresto cardiaco, binge drinking, cisticercosi, colpo di calore, criptococcosi, demenza vascolare, embolia polmonare, emorragia cerebrale, encefalite, encefalite giapponese, encefalopatia di Wernicke, febbre emorragica Crimea-Congo, infarto miocardico, insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, insulinoma, legionellosi, malattia di Creutzfeldt-Jakob, morbo di Alzheimer, pellagra, psicosi di Korsakoff, sepsi, shock settico, sindrome di Brugada, sindrome di Reye, sindrome serotoninergica, cause rare: anemia, angina pectoris, antrace, aterosclerosi, attacco ischemico transitorio, beriberi, cinetosi, cirrosi epatica, cistite, congestione digestiva, cuore polmonare, diabete, dislipidemie, distress respiratorio, disturbo post-traumatico da stress, encefalite da zecche, TBE, endocardite infettiva, endocardite non infettiva, epatite fulminante, febbre emorragica di Marburg, febbre gialla, gravidanza ectopica, herpes zoster oticus, ictus, infezione da virus West Nile, intossicazione da monossido di carbonio, iperparatiroidismo, ipertensione polmonare, ipertiroidismo, ipoparatiroidismo, ipotiroidismo, ischemia cerebrale, istoplasmosi, leptospirosi, leucemia, listeriosi, megacolon tossico, meningioma, meningite, mieloma multiplo, pielonefrite, policitemia vera, polmonite, preeclampsia, rabbia, schizofrenia, sifilide, sindrome da decompressione, sindrome emolitico uremica, sindrome fibromialgica, sintomi dello scompenso cardiaco, tifo, toxoplasmosi, trichinosi, trypanosomiasi africana, trombocitemia essenziale, ustioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.